Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo Ignari Podcast. Se vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi al canale che a noi dà una grossa mano. Il video di oggi è molto diverso rispetto a quelli pubblicati finora. Infatti andiamo ad addentrarci nel mondo del beverage con un gin bresciano, Gin Piero, che molti di voi conosceranno sicuramente perché ormai è molto famoso. Ora vi lascio al video. Buongiorno a tutti, noi siamo Ignari Podcast. E quest'oggi siamo a Desenzano sul Garda con il mitico Piero e il suo Piero Dry Gin. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Piero. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora partirei con chi sei e cosa fai? Beh, io alla fine sono diventato un'etichetta, un gin. Nasco commesso viaggiatore, quindi ho viaggiato tutta la vita per lavoro e un giorno per destino divento da Gian Piero, divento solo Piero e quindi un'etichetta. Sono un po' diventato questo effetto Giovanni Rana nel mondo del gin. Ok, da cosa hai iniziato? Allora, io diciamo la mia carriera professionale, il mio primissimo lavoro è al McDonald's di Desenzano nel 98. Era uno dei primi McDonald's che c'erano, sono nati in Lombardia. E io stavo studiando economia e dovevo lavorare, avevo bisogno di qualche entrata e arrivo vicino alla rotonda dell'autostrada e vedo appunto questo McDonald's dove cercavano personale. Lì entro e chiedo: ma quali sono le skills per diventare a lavorare al McDonald's? E mi dicono: sei libero domani? E faccio: sì, perfetto, sei assunto. Ne avevo bisogno terribilmente di personale. Io entro il giorno dopo, era un part time di 4 ore, e la cosa assurda che mi chiamano, mi danno tutto il necessaire, tutto l'abbigliamento da lavoro, e poi mi portano in una stanza e mi accendono una televisione. Voi, non so, tanti hanno visto il film del McDonald's, no? Come si chiama? The Founder, dei film più, secondo me, interessanti che ci sono fatti negli ultimi anni. E ti accendono appunto per vedere questo video dove ti dimostrano che da semplice lavapiatti, definiamolo in questo modo, quello che fa i panini piuttosto che stare in cassa, poi c'è un percorso professionale che ti porta a diventare manager primo livello, manager secondo livello, manager dello store, fino a mandarti a fare l'università dell'hamburger, esiste a Chicago. Cioè io lì per la prima volta capisco cos'è la vision. Divento talmente inglobato da questo percorso che in un anno e mezzo divento responsabile dello store. Io a 21 anni gestivo più di 35 persone, facevo acquisti, contabilità e seguivo tutto quello che era un iter, un processo aziendale all'interno di uno store. Era lo store secondo più importante d'Italia, il primo era Roma, il secondo era Piazza di Spagna di Roma, il secondo era appunto questo di Desenzano. E per fatturato, e lì capisci delle dinamiche, oltre alla gestione del personale, il fare gli acquisti, la gestione del magazzino, l'amministrazione, la cosa più importante che mi sono portato via è stato la velocità, quindi essere veloce nel produrre un panino, soprattutto nell'ora di rush, e il lavorare con le persone, quindi in team building. Io questi aspetti poi me li sono portati tutta la vita. Ho fatto lì solo un anno e mezzo, ma lo racconto sempre e tante volte lo consiglio a persone che non sanno cosa fare o per fare un minimo di esperienza, che può essere quelle esperienze un po' che ti formano, no? Come può essere il fatto di andare a fare lo steward su Ryanair piuttosto che veramente lavorare in un McDonald's, che è un'azienda perfetta, fatta di processi, fatta di schemi, fatta di modelli, perché impari un sacco. E questa esperienza a me ha insegnato tantissimo. Anno di militare all'università e nel 99 entro in questa piccola azienda familiare che si occupa di ottica industriale. Cosa vuol dire? Sistemi ingrandienti per la chirurgia, quindi per dentisti, per chirurghi, piuttosto che occhiali di protezione o protezioni laser. Ve la faccio breve, in pochi anni l'azienda cresce tantissimo, io mi occupo inizialmente della parte commerciale sul mercato italiano. Nel 2005 comincio la mia esperienza all'estero, prima da solo, poi creiamo proprio quello che è uno sviluppo internazionale con 13 filiali e
un fatturato importante, soprattutto a livello export. Quindi è stato proprio un percorso che mi ha portato a crescere personalmente e professionalmente, perché credo poi l'imparare le lingue, stare con culture completamente diverse, ti apre tantissimo. Infatti ci dicevi che hai viaggiato molto e che Sì, hai vissuto in diversi paesi. ho vissuto in tanti paesi, a volte pochi mesi, a volte per periodi molto più lunghi, e questo mi ha portato anche a capire cosa volesse dire fare sviluppo internazionale, cioè capire in base al settore in cui tu sei che tipo di analisi fare, che è fondamentale. Quindi, se vuoi prendere una persona e mettere la persona sul territorio per fare sviluppo commerciale, piuttosto che aprire una filiale commerciale, piuttosto che aprire un sito produttivo, o una vera e propria branch office, quindi un'azienda a tutti gli effetti. È stata un'esperienza stupenda. Diciamo che mi ricordo con piacere le esperienze fatte in Brasile, dove sono stato tanto tempo, in Giappone, in California, e questo anche qui. Secondo me niente succede a caso, e parallelamente in questi viaggi nasce la mia passione per il gin. Una cosa che dicendo così mi ha colpito, molte persone magari potrebbero pensare che ti sei trovato sia nella situazione del McDonald's, in una situazione fortunata in cui è cresciuto, è diventato secondo per fatturato in Italia, così come nell'altra azienda in cui hai lavorato, che magari si è espansa tanto, però io invece vedo te come Piero, che magari sei stato nel momento giusto, al posto giusto, ma non è indifferente il Guarda, tuo io ho capito, rapporto. io ho un mantra che ce l'ho fin da ragazzino, perché ho avuto la fortuna di leggere questo libro che si intitola Fortunati si diventa. Quindi io non credo alla fortuna, ma la fortuna dobbiamo cercarla noi e creare le opportunità. Solo in questo modo veramente puoi crescere, perché se aspettiamo che cada dall'alto è impossibile. Se tu poi ti crei le circostanze per riuscire poi a crearla questa fortuna e a poterla cavalcare. Dico anche un altro, se consiglio molto ai ragazzi di fare i kamikaze nelle situazioni, cioè avete un'opportunità, un'occasione, prendetela, anche se vi sembra non completamente centrata, ma cavalcatela, perché è esperienza. Come andare a scuola bottega, oggi più nessuno va a scuola bottega. Andare a scuola bottega dove tu imparavi un'arte e poi la sviluppavi nella tua concezione, era importantissimo. Oggi i ragazzi fanno un po' fatica a fare questo, cioè vogliono già cominciare dalla Serie A, senza passare dalla Serie C, anzi dal dilettantismo, quindi perché è importante il percorso, cioè noi tutti dobbiamo creare un percorso. E lì il fatto del McDonald's, piuttosto che l'azienda in cui lavoravo, quando dicevano bene, noi siamo in Italia, abbiamo fatto un buon fatturato, adesso chi vuole andare a sviluppare l'estero, ho alzato la mano, vado io, e non conoscevo neanche le lingue, cioè l'ho imparato sul territorio. Ho imparato diverse lingue sul territorio perché mi servivano per lavorare. Cioè da solo alla fine sono andato via che avevo tante persone da gestire all'estero, diverse filiali, quindi è veramente un qualcosa. Lo stesso McDonald's, ho cominciato come part-time 4 ore, sono diventato store manager, ma ne lavoravo 12 sabato e domenica. Cioè proprio perché devi fare un passo in più, devi fare un miglio in più, se vuoi, dipende da te, se vuoi, altrimenti puoi fare a meno e fai il compitino, ci mancherebbe altro. Quindi si fortunati si diventa. Dobbiamo crearci nelle opportunità. Quindi era più una propensione al rischio che avevi tua, coraggio, o invece è proprio Per ambizione me è nella tanta ambizione. La ambizione? tanta ambizione, forse io fin da bambino ho sempre pensato di non essere all'altezza. Forse un po' per i miei genitori, sai, con questa parte qui che devi sempre dimostrare. Io ho avuto un'educazione molto severa e quindi molto rigida, e di conseguenza non arrivavano mai le pacche sulle spalle. E questo, o di rado, e questo mi ha portato sempre ad avere voglia di mostrare agli altri e a me stesso. E tutt'oggi, che ho quasi 50 anni, è la stessa cosa. Cioè io tutt'oggi cerco sempre di fare quella cosa in più. Cioè, tanti mi dicono che sono un workaholic. Non è così, è la cosa che so fare e che mi piace fare. Cioè, io ho lasciato un posto importante in un'azienda. Da dirigente quasi, da stipendi buonissimissimi, via
viaggi in business class, hotel 5 stelle, fino ad arrivare oggi invece che la mia vita è completamente cambiata. Dico sempre, ho completamente rivoluzionato la mia vita. Il mio slogan che sulle bottiglie e sulla comunicazione del Real Revolution is in the spirit, spirit come spirit, nel senso di spirito distillato, ma spirit come spirito nostro, interno, perché l'ho rivoluzionata, ho cambiato completamente. E questo lo fai solo se sei veramente motivato e ambizioso. È un po', è un next step. Cioè, ok, ho fatto, sono arrivato in un'azienda, sono arrivato al massimo, che sono stato dentro 22 anni, non due giorni. Quindi ho provato a spremere l'arancio fino in fondo, quando ho visto che l'altro, il passaggio successivo era o cambi azienda o rimani nel settore, oppure cambi completamente le regole del gioco e ricominci da zero. Chiaro, deve essere tutto insieme a un balance familiare, perché queste cose non puoi scegliere tu da solo quando hai una famiglia, ma devono essere tutti d'accordo nella scelta. Bellissimo. Che, com'è stato un po' il passaggio da questo mondo a quello che avevi creato? Ma guarda, vi racconto questa cosa qua perché, come vi dico, sono diventato un gin o un produttore o quello che è nel mondo gin per destino, nel senso che racconto questa fase qua, poi vado più dentro alla domanda che mi hai fatto. Cioè, io nel 2008 ero a Madrid, stavo camminando sulla Gran Via, era una serata di maggio, mi ricordo benissimo, e avevo voglia di scaricare a terra, una giornata pesantissima. E stavo passeggiando, era un po' che ero a Madrid, che a Madrid mi piace tantissimo. E anche la Spagna. Appena tornato. Ecco. Fai te, pensa a te. E lì stavo passeggiando e vedo davanti a me, in un locale, verso le 7 qualcosa, quindi strano vedere in un locale così una coda di all'esterno. E quindi mi avvicino e chiedo, ma cosa sta succedendo lì dentro? E mi dicono, c'è la presentazione di un gin locale. Mi faccio, ma posso assistere? Ma sì, vieni tranquillo. E lì entro e all'interno c'era questa persona che rappresentava un'azienda che allora si chiamava, si chiama tutt'oggi, Puerto de Indios, che è un gin sevigliano di Siviglia. Quindi il gin mare nasce 2 anni dopo, che nasce nel 2010. E io entro e assisto a questa presentazione. Nel frattempo sul bancone c'erano dei bartender che stavano costruendo qualcosa, quindi avevano questi bicchieri tipo balloon, calici del vino, ghiaccio grande, versavano questo distillato, affumicavano rametti di rosmarino. Io rimango quasi molto, se non degli alchimisti, rimango molto affascinato, no, da questa cosa. E mi spiegavano appunto che questa era la nascita del gin spagnolo. Il gin spagnolo è il gin moderno. Che differenza c'è da quello del passato? Quello del passato, quello che bevevo io in discoteca a 16 anni, era fatto di un bicchiere cilindrico, chiamato Collins, quindi molto stretto e lungo. All'interno c'erano 3-4 cubetti di ghiaccio, una parte di gin secchissimo, normalmente inglese, due parti di tonica, che normalmente era la Schweppes, e del lime. Quindi questo era il gin tonic. Loro avevano rivoluzionato concettualmente il modo di berlo, cioè allungandolo, rendendolo sensoriale, bello da vedere, con i colori, con i sapori, con i profumi. E io da lì mi si apre un mondo. Io dal 2008 in poi divento gin lover e tutti i miei viaggi cercavo sempre una mezza giornata per andare a visitare la distilleria locale piuttosto che comprarmi un gin. Nel 2014 a casa mia io avevo circa 300 di gin, bottiglie di gin, tutte prese nei vari posti, catalogate e studiate. Ed era forse una delle collezioni private più importanti in Italia. Quindi ecco perché uno dice, hai fatto un gin, c'è una storia lunga dietro, c'è un percorso che non ho cercato io. Anche il fatto di essere arrivato, e poi vi racconterò, a farlo davvero, ma è stato un percorso. Quindi poi cambiare, poi torniamo sul percorso del gin, però il aver cambiato da una situazione lavorativa all'altra, da una parte è stato complesso per anche l'abitudine che tu avevi nel modo di lavorare, cioè lavoravo con persone, io avevo tanta gente, facevo tante riunioni, da lì mi sono trovato da solo, cioè parlavo con me stesso. Oggi stiamo costruendo, c'è gente, c'è più gente, ci mancherebbe altro, però sono andato da solo e una parte era eccitante, dall'altra preoccupante, però ti senti vivo. Ed era quella figata. Ti senti proprio vivo, dici, cazzo, adesso ricomincio, cosa devo fare? Non c'avevo neanche uno stipendio.
non c'avevo una macchina, avevo macchine aziendali fighissime, non c'avevo più niente. Però è stato, e qua è stato il primo ufficio, che per te era un pezzo di magazzino, credo, una cosa del genere. E ora come funziona la produzione in sé? Beh, noi produciamo, facciamo un passaggio prima, diciamo, come sono arrivato lì. Dopo essere diventato un gin lover, e quindi un po' tutti nella provincia di Brescia conoscevano queste mie, diciamo, velleità nel mondo gin. Il gin, gin lover, ovvero? Sì, io amante del gin. Sì, amante del gin, amante di un collezionista. È anche una cosa, una passione nata per caso. È nata per caso, che però è stata coltivata tantissimo, cioè l'ho studiato tanto, perché poi compravo i libri, che poi in Italia non c'erano, prima in inglese o in spagnolo. Quindi l'ho studiata tanto, e tu venivi a casa mia la domenica, avevo gli amici, cosa ci hai portato? E gli raccontavo questo dal Cile, questo dal Brasile, lo bevevamo insieme. Poi questa roba qua si è allargata ai locali stessi. Ma perché quello che fai a casa non viene a farlo nel mio locale? E non c'era neanche questa gin tonic mania, non si conoscevano neanche, non c'erano produttori italiani, poco e niente. E quindi io andavo nei locali a fare questa cosa qui. Tutto in modo assolutamente... Andare nel locale, certo, a spiegare... A raccontare, sì, prendevo 3-4 bottiglie della mia bottigliera, e gli appassionati, magari si creavano, prenotavano 15 persone, venivano davanti a me, io raccontavo il gin, la provenienza, la tipologia di gin, le botaniche all'interno e come poterlo miscelare, e come farsi un gin tonic e cosa mettere all'interno del bicchiere come guarnizione per amplificare o contrastare le botaniche all'interno. No, una vera e propria arte. Sì, è stato uno dei primi a fare queste cose. Oggi è banalità, lo fanno tutti. Però lo facevo, ma inconsapevole, cioè non è che avevo delle altre idee. Mi piaceva proprio collezionare, ero avido. Dico sempre che invece che tornare con i magneti o con le calamite da attaccare al frigorifero, io portavo la bottiglia di gin. E quindi in questo momento affiancavi questa sorta di passione con comunque il lavoro che... Sì, no, assolutamente, per me, ma non c'era neanche una minima idea di cambiare. E non avevi, non avevi maturato neanche l'idea di poter creare il tuo gin? Assolutamente no, questa diciamo maturazione arriva tra il 2016 e il 2018, dove l'azienda mi chiede di aumentare le mie skills, le mie qualifiche, le mie competenze in italiano, e mi chiede di fare un vero e proprio Master MBA International. Ce n'erano tre in Italia, c'era uno a Milano, la Bocconi, l'altro a Luis di Roma e l'altro più facile, più vicino, era Vicenza, il QOA, che è una scuola di business. Quindi facciamo quella, questo comporta un impegno nel privato importante, perché era una settimana sì, una settimana no, il giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi io una settimana volavo, viaggiavo, l'altra andavo a scuola. E poi era, diciamo, dettato di esami ogni 3 mesi. Tutto funzionale sempre alla... Sì, loro diciamo che un MBA ti stressa un po' quelle che sono le conoscenze aziendali, quindi dalla parte produttiva alla parte amministrativa, alla parte finanziaria, alla parte gestione anche del personale, soft skills, tutte queste cose qua vengono più esasperate. Quindi se potremmo identificare una figura professionale sarebbe il manager d'azienda? Sì, sì, o il general manager, okay. Il general manager normalmente ha queste qualifiche qua, deve sapere queste cose. Ok. E alla fine di questi 2 anni, tu hai una tesi vera e propria, devi crearti una sorta di azienda di fantasia o brand di fantasia applicando tutte quelle che sono i modelli di business che hai imparato in questi 2 anni, quindi applicare il modello Canvas, le 4P, ce ne sono tanti altri, comunque sono i modelli che tu vai ad applicare. E io ho convinto il mio gruppo di lavoro di creare un brand di un nuovo gin che sarebbe entrato nel mercato. E facendo poi uno studio del mercato, una proiezione, una fattibilità a livello finanziario, dove andare a posizionarlo, quindi tutta la parte di costing e di pricing. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco. Come avevamo inventato il do it yourself, fatti il tuo gin tonic a casa, creando dei kit veri e propri. Quindi mi ero occupato, benché le mie, diciamo, specifiche sono più marketing e vendite, però mi sono occupato della ricetta, perché l'unico che conosceva veramente quel prodotto. Quindi a casa
mi ero fatto veramente il prodotto utilizzando, viene definito, una tecnica a freddo, quindi facendo più o meno, creandola, componendo quello che era il gin nella mia testa, quindi un gin che avesse delle specifiche ben note. E è lì che nasce il primo gin Piero. Il prototipo. La tecnica a freddo. Tu prendi una vodka buona, di qualità, e poi ci sono delle, diciamo, delle proporzioni per litro, grammo per litro, delle botaniche. Il gin si chiama gin perché il gin è un distillato di cereali, come può essere una vodka, ma all'interno, quando metti in macerazione l'infusione delle botaniche, la botanica con maggior quantità deve essere il ginepro. Okay, quindi il ginepro, da lì viene il termine gin. E poi puoi mettere tutti gli altri flavor, tutti gli altri sapori, gli altri aromi, decidi tu cosa mettere in base a che sfumature vuoi dare al tuo gin. E quindi metti per, ci sono proprio, se non mi ricordo perfettamente le tempistiche, ma a memoria 3 giorni in infusione tutte queste botaniche all'interno di una vodka, nel tempo vedi che piano piano si diventa più color ambra, si ingiallisce, e poi la filtri con un filtro carta cercando di schiarirlo un pochino, e già lì hai un concetto di gin. Esiste oggi una distillazione che viene chiamata compound o bat tube, ed è esattamente quella, cioè tu parti da un distillato, all'interno gli metti le tue botaniche, ma poi non accenderai mai la fiamma, quindi non distilli la seconda volta ed è quasi liquoroso. Quindi non sei partito da, cioè sei partito da un distillato già pronto. Sono partito da, sì, beh, comunque alla fine, se vogliamo semplificare, il gin non è altro che una vodka che sa tanto di ginepro, okay, sia aromatizzata al ginepro più altri aromi. Questo è per creare quello che era la mia idea di gin, quindi un gin che fosse equilibrato, che avesse tutti gli aromi ma in poco, e quindi questa è stata l'idea che poi abbiamo portato al giorno dell'esame, dove proprio abbiamo portato la bottiglia con l'idea del packaging e con il gin all'interno. Infatti finiamo l'esame dove io faccio del gin tonic ai docenti. Sì, c'ho le immagini. Sì. Bellissimo. Eri con ragazzi della tua età? C'erano dove fare dei gruppi, diciamo del mio stesso mondo, erano tutti manager di aziende che facevano il mio stesso percorso, erano gruppi da 4, da 5, ognuno aveva le sue, diciamo, le sue specifiche, le sue competenze, e tra l'altro con uno che si chiama Antonio De Polo, che è un commercialista che è specializzato in controllo e gestione, oggi è il mio socio. Ok, quindi ti stavo proprio per chiedere se poi qualcuno del gruppo... Lui, Antonio De Polo, che è proprio la parte poi più interessante, per la parte finanziaria. E quando vi siete accorti che questo esame, ok, finale, poteva veramente... Ma allora, avevamo fatto tutto lo studio, quindi diciamo che sul pezzo di carta avevamo fatto veramente una bella analisi, era un bel malloppo. Il concetto poi di trasformarlo in pratica è stato solo mio, nel senso che non mi fregava niente. Io allora ho pensato appunto di creare davvero questo prodotto, e succede nel maggio del 2018, dove dico, ma perché non proviamolo a farlo sto gin, però dovevi appoggiarti a qualcuno, a una distilleria, ma io non volevo fare chissà quante bottiglie, quindi avevo già visitato diverse distillerie in Italia, ma tutti mi chiedevano un lotto minimo importante, visto che non volevo venderlo, volevo tenerlo per me e regalarlo. Alla fine mi trovo a Pescara, in quel maggio, dove sto facendo un team building con la mia azienda, con tutte le prime linee, dove stavamo creando, che poi l'abbiamo fatto davvero, un giardino sensoriale per i malati di Alzheimer. Quindi noi manager siamo partiti da zero per creare proprio dai sentieri, fino a poi metterci soldi e arrivare al progetto finito. E in quell'occasione incontro Fabrizio Mascioli, che è un manager di Pescara, che aveva appena acquistato una distilleria storica abruzzese che si chiama Toro Distillerie, che nasce nel 1817, e gli racconto la mia passione per il gin. Loro non facevano gin allora, e mi dicono, ma proviamo a farlo, tanto per gioco. E quindi gli ho mandato tutta, diciamo, la lista delle botaniche, degli ingredienti, e lui mi ha chiamato, e abbiamo fatto il primo prototipo. Quel giorno lì, fatto in laboratorio, però era assolutamente bevibile, e ho fatto 12, 21 bottiglie,
e la avevo imbottigliata nelle loro bottiglie che utilizzavano negli anni 50. Questa bottiglia cubica da 700, un po' vintage, però senza etichetta. E quindi l'avevo portata a casa, 22 bottiglie erano esattamente, e le avevo date ad amici e parenti. E a qualcuno, è arrivato qualche bartender che mi ha chiamato, mi guarda che il tuo prodotto è buonissimo. Ho detto, ok, posso avere 12 bottiglie, 18 bottiglie, ora che non ce le ho, non le faccio. E da lì ho deciso di l'anno dopo, 2019, di aprire la partita IVA e registrare il marchio Piero Dregina. Ancora lavoravi Sì, nel settore? ho lavorato per altri 2 anni di seguito. Ah, Diciamo che il brand è stato registrato nel 2019, io fino al 2021 ho lavorato, facevo le due cose. ok. Come riuscivo a gestire Ma diciamo che tempo? il Covid mi ha aiutato un sacco, perché ero abituato a viaggiare tantissimo, io prendevo circa 100 aerei all'anno, mediamente. E quindi, però questo mi ha aiutato, mi sono concentrato tanto anche su questo progetto, che è partito benissimo perché lavorando sull'online la gente era a casa. Il mio primo lotto è stato di 500 bottiglie ed è stato bruciato in 2 mesi. È piaciuto, poi abbiamo vinto dei concorsi a carattere internazionale perché hanno capito il progetto, cioè fare un gin che avesse pochi elementi, solo 6, ma tutti contrastanti. Ma benché fossero contrastanti, l'insieme era molto armonico e quasi elegante, quasi molto equilibrato. E quindi è piaciuto questo concetto e ci ha permesso di vincere tanti premi, farci conoscere a livello nazionale e anche fuori e quindi cominciare anche ad avere qualche distributore. Ma io stavo continuando comunque a fare il mio lavoro di sempre. Ok, è arrivato a questo punto, come la vedi tra, so, 5 anni? Beh, diciamo che poi agosto del 2021 abbiamo fatto le prime 10.000 bottiglie. Io decido, avevo già deciso da un anno di mollare quasi tutto e sono andato comunque, ho lasciato la mia azienda di sempre con malincuore perché sono tutt'oggi molto legato a questa azienda, è stata per me una famiglia oltre che lavoro, infatti ho cambiato completamente settore e abbiamo fatto un conferimento aziendale, la partita IVA è diventata un SRL e abbiamo messo all'interno l'SRL, io mantenendo la maggioranza, ma dei soci che sono amici o soci di filiera, come può essere la distilleria è in società con me. Ok, È quindi un'azienda chiaro, strutturata con tot di soci, 8, 8 soci, di ok. cui la maggior parte sono persone che hanno significato tanto nella mia vita, quindi amici, piuttosto che persone che hanno fatto un percorso simile al mio. Chiaro che io ho mantenuto la maggioranza, ma il fatto di aver venduto delle quote ha portato finanza all'interno dell'azienda e quindi per partire con una liquidità importante. Più chi lavora, cioè i capannoni che hai, Ma tutto questo qua siamo in affitto, ok, chiaramente, qua ad e qua siamo in Desenzano, affitto, e poi la distilleria che è in Abruzzo ok. è nostro socio, diciamo chiamiamolo tecnico, e ci sono le persone che lavorano all'interno. L'anno scorso è stato il primo anno in cui io l'ho fatto completamente di lavoro, abbiamo fatto 15.000 bottiglie. Abbiamo chiuso l'anno completamente in pareggio, quindi è stato un buon esercizio. Quest'anno dobbiamo crescere di altre 5.000 bottiglie, arrivare a 20.000. I primi 6 mesi sono stati buoni, adesso abbiamo avuto un po' di flessioni, ma questo è proprio il settore, sono diminuiti i consumi. Poi ci inventiamo diverse cosine che ci sta aiutando poi, come può essere tutti i prodotti per il Natale, via dicendo, a dare un boost finale per la chiusura dell'anno. Per risponderti, nei prossimi anni, il progetto principale è quello di creare valore. Creare valore vuol dire che devi ogni volta diventare interessante per un eventuale acquisitore. Questo è quando le aziende funzionano. Quindi tu devi creare tanto valore. In un mondo super mega competitivo, oggi in Italia le etichette sono quasi più di 3.000, solo a Brescia sono quasi 50, di cui il 95% lo fanno per hobby, pochi lo fanno di mestiere. Il problema è che tanti si fanno produrre il gin, ma nessuno sa venderlo. E il tema vendere è una cosa seria. Noi oggi becchiamo tutti i canali di vendita, abbiamo i 4 canali, ne abbiamo il privato attraverso l'online, nostro o altre piattaforme, il retail attraverso enoteche o alimentari gastronomici, negozi store, becchiamo il grossista attraverso
distributori regionali e provinciali, ne abbiamo circa 30 in Italia, e qualche horeca, quindi qualche bar o ristorante diretto. Come immagine, sembra una cultura aziendale molto legata al tuo personaggio, hai detto sì. Che sei diventato te, sì. Etichetta. Pensi che questo possa essere anche un problema tra qualche Ma, anno? Assolutamente sì, cioè questo io dico sempre, quando fai una SWOT analisi della nostra azienda, gli strength, quindi la forza è Piero, la debolezza è Piero. Quindi l'idea è sempre più, l'azienda si chiama Liquid Mind SRL, quindi è un'azienda che Piero è un di cui, noi vogliamo piano piano far entrare altri brand, perché proprio per diversificare, che non vuol dire solamente spirits, adesso stiamo creando un olio da barba con le stesse botaniche del gin, quindi cose un po' diverse ma che possono creare, aumentare un po' l'hype sul marchio. Però piano piano mi piacerebbe fare un passo indietro e riuscire a far andare il marchio e io stare dietro, fare strategia e non davanti. Ho persone che mi stanno aiutando, non è facile, però ce l'ha fatto anche Giovanni Rana, ce l'ho fatto anche io. Quindi insomma diversificate, o meglio state iniziando. Ma l'idea qualcosa sì, che capire veramente la potenza del marchio, se può sussistere anche non solo su una bottiglia di gin ma anche su qualcos'altro. Stiamo giocando adesso, però l'idea è quella di rimanere sempre in quello che è il nostro brand identity, che è abbastanza forte, quindi vogliamo mantenerla questa cosa qui. E nel mentre, come si è evoluto e come vedi il mercato e i competitor? Beh, il mercato io credo che siamo arrivati quasi al picco, nel senso che già quest'estate c'è stato un calo nel bere il gin, principalmente nella sua miscelazione tipica del gin tonic. Quindi c'è stato un boom negli ultimi 4-5 anni, e l'avevo studiata questa cosa qua. Pensa che dicevamo che il gin tonic sarebbe diventato una bevanda socializzante, e così è diventato, che avrebbe rubato il mercato al birra, al vino, e così è stato. È chiaro che è uno status, cioè non è che il gin tonic adesso non beve più nessuno, però piano piano questo secondo me farà una sorta di scrematura, quindi i piccoli brand che non possono investire, che lo fanno come secondo o terzo lavoro, potrebbero fare un passo indietro e quindi potrebbero rimanere solamente i marchi che hanno un posizionamento e hanno una storia da raccontare giusta, e poi dipende sempre dai numeri, dai volumi. Quindi magari ti piacerebbe magari anche acquisire qualche brand? Quello mi piacerebbe un sacco, ma devo capire come. Non mi dispiacerebbe anche pensare di far entrare qualcuno all'interno che abbia le spalle più coperte. L'anno prossimo abbiamo due obiettivi importanti, uno è l'estero. Sono tornato, ero a Berlino lunedì, martedì, mercoledì per fare questa fiera importante. È un po' quello che mi piace fare, quello che ho sempre fatto, lo sviluppo internazionale con una bottiglia dedicata, quindi che ci sarà solo per l'estero. Okay. E stiamo pensando anche a un altro progettino che ci aiuta a sviluppare il marchio, sempre nel concetto di food and beverage. Tra tutte le quattro metodologie di vendita, sì, che avete, qual è quella che... Ma sicuramente la distribuzione, ma la sento anche più mia, nel senso che l'ho sempre fatta, l'ho sempre seguito. Quindi noi oggi abbiamo, parlando dell'Italia, abbiamo circa 30 distributori provinciali e regionali che hanno una protezione. Con loro cosa facciamo? Facciamo presentazioni, facciamo affiancamenti. Mercoledì, giovedì, venerdì sono in Toscana con il distributore della Toscana e vado con loro dai loro clienti. Giovedì facciamo l'evento Piero Dregin. Facciamo tanti eventi nei locali per pianificarli, come dico sempre io, e divulgare un po' il brand e farlo conoscere a chi lo beve, quindi ai consumatori. So che a Padova c'è città universitaria, c'è sì. Stato il mercoledì, c'è il mercoledì. C'è il mercoledì, in sì. I locali di Padova. A Padova c'è il mercoledì. Pieno di gente, davvero. Sì, che poi giovani. Danno questi gin a 3 euro, qualcosa sì, del genere. Sì, sì. C'è chi fa il mercoledì e chi fa il giovedì. Ecco, però, in una cultura in cui spesso i giovani cercano il gin, non dico più scadente, però quello che ti offre il bar, ti offre il gin a 3 euro, 4 euro, 5 euro.
come cerchi di contraddistinguerti ma allora, se, è, sì, di alta qualità. Ma allora è nato sicuramente questo concetto del bere bene, no? Comunque pian piano di avere prodotti di qualità. È anche vero che ci sono un sacco di supercazzole, cioè nel senso che hai di prodotti vestiti molto bene, ma all'interno il prodotto lascia il tempo che trova. E ci sono prodotti che hanno dei prezzi più bassi, ma non perché sono più scadenti, ma è un concetto di scalabilità, cioè sono prodotti industrializzati, cioè fanno milioni di litri e quindi hanno costi più bassi. Oggi sul mercato il livello, diciamo, si alza tantissimo il livello diciamo, di prodotto come superalcolico. Poi se si beve ancora il, come si chiama, lo Jäger Bomb piuttosto che il Fernandinho, è un problema vostro ragazzi, quello è proprio vostro, perché per me non esiste neanche quella roba lì. Però è un fenomeno, perché effettivamente fa fare numeri, cioè pensare a Jägermeister, che era un prodotto in Italia che stava morendo, e oggi fa dei numeri pazzeschi. Ed è un'azienda fantastica perché ha solo una referenza per la videa, fa un fatturato di 700 milioni di euro. Un prodotto solo, un item solo. C'è da una vita. Ho visto appunto nei vari distributori, tipo il Drink Shop, mm-hmm. no? Che è la catena che mm-hmm. c'è, e tutti i vostri gin. Mm-hmm. Okay? E mi sono sempre chiesto, perché poi li ho un po' guardati, sì. proprio prima di venire qua, sì. Qualche settimana fa è capitato, e mi chiedevo, ma cos'è che cambia dall'edizione, per esempio, Christmas? Certo, allora, noi abbiamo tre articoli okay. che sono da catalogo, che è il nostro London Dry, etichetta bianca, quindi è il primo in cui siamo nati, è dell'idea di concetto di un gin che avesse questi sei elementi completamente contrastanti, quindi avere sei aromi, ma tutti facilmente riconoscibili durante la bevuta. E quindi un aromatizzato ma fatto come lo facevano gli inglesi, cioè versione London Dry. Che London Dry non è solo che un metodo di distillazione, come parla di metodo classico, cioè London Dry vuol dire che alla fine del processo non viene aggiunta né zucchero né aromi, ma solo acqua. Quindi quello che vi dicevo prima, no? Che tu parti una base alcolica, e anche in distilleria parti una base alcolica, mettiamo in macerazione i nostri elementi, ma poi accendiamo la fiamma dopo tre giorni, e quindi avviene la distillazione. A 78 gradi, 0.4 sale l'alcol, a 100 l'acqua, da liquido diventa vapore, c'è la sublimazione, entra in un condensatore, si raffredda e torna liquido. E poi lui aggiungi acqua per arrivare alla gradazione desiderata. Quindi noi nasciamo con London Dry. 2 anni dopo usciamo col Navy Strength, che è quella bottiglia nera a 58 gradi. È una categoria. Esiste ormai in Inghilterra, sono tutti quei gin che hanno una gradazione superiore a 57.1. Vengono chiamati anche foolproof ed è il nostro prodotto più prezioso. Quest'anno siamo usciti a marzo con l'Old Tom. L'Old Tom è un altro gin inglese della tradizione, dove ha la peculiarità di essere un po' più dolce. Quindi è un London Dry modificato, non si può chiamare più London Dry perché alla fine del processo lì sì, aggiungiamo dello zucchero e è un elemento dolcificante, in questo caso il caramello, che lo rende molto più morbido, più rotondo, più piacevole anche per chi non ama il gin, come piace a me, mi piace il gin super secco. Okay. Quindi sono i tre elementi, sono tre prodotti che schiacciano l'occhio sicuramente agli inglesi, quindi abbiamo seguito proprio quello che è l'iter britannico sullo stile dei gin. Ogni anno, dall'anno scorso, usciamo con la nostra versione natalizia, l'anno scorso quindi l'idea era di creare una bottiglia, un gin di Natale. L'anno scorso era rosso, abbiamo quindi creato il maglione di Natale sulla bottiglia e quest'anno avrà un altro colore. E le peculiarità che anche il gin dentro è un gin prettamente natalizio, quindi tu lo apri e arriva Natale, con sapori che ti sbloccano i ricordi del Natale, quindi la cannella, l'arancia, lo zenzero. E questo piace tantissimo, edizione limitata, facciamo sempre circa 2000 bottiglie, che normalmente in un mese vengono bruciate. Bellissimo, secondo me una delle cose più belle, oltre vabbè, alla passione che trasmetti, che proprio ci inondi anche a noi, dell'amore che provi per il gin, è bellissimo poterti intervistare in questo momento in cui l'azienda sì è cresciuta, ha già più o meno la sua forma, però in base alla tua visione è ancora, speriamo, sì, ancora piccola, ancora acerba, sì, rispetto, sì, a quello che poi, sì, possibilmente, Madonna, potrebbe diventare.
E quindi avere solo l'idea di poter immaginare magari tra 5 anni, 10 anni di rincontrarci e di ripensare anche questi momenti Certo. insieme è affascinante secondo me. Però conti molto bene. Ma Perché? mi piace, io penso che il poter comunicare qualcosa che poi dicono che è una passione, purtroppo non posso più chiamarla come tale, perché le passioni, la mia passione è il calcio, sono gli occhiali. Quando un lavoro diventa passione, non è più passione, ma è ossessione, perché vai, è come quando ti innamori, vai a dormire e pensi a quello, ti svegli e pensi a quello, ed è così davvero. E credo che quando c'è questa vibrazione, questa energia che toglie forza a tante altre cose, però le cose funzionano. Se manca questa cosa qui, è difficile che funzioni davvero. Perché non può, se vuoi fare diciamo, un'attività, fare imprenditore di un qualcosa dato complicatissimo, che può essere che è un gin, perché è complicato, perché tu, i tuoi competitor sono dei mostri sacri. Cioè non è Gennaro che va benissimo, siamo bravissimo, Luca ha fatto un prodotto fantastico, lui fa il suo modo completamente diverso dal mio e funziona, ma è gente che è Malfi, ma Malfi è comandato da Pernod Ricard, azienda di 5 miliardi di fatturato, cioè quella roba lì che non te la puoi giocare. Cioè noi facciamo gli eventi tipo Malfi, ma per noi ogni volta è uno sforzo economico, quindi, però ce la giochiamo, quindi è qui che cambiano alcuni. Diciamo, alcuni aspetti del lavoro, no? Però sì, diventa un'ossessione. E questa, quindi, secondo me, finché è così, e lo paragono sempre quando ti innamori, può funzionare. E ve lo auguro, perché ho sempre lavorato con passione. Poi, quando ho fatto una bottiglia che si chiama col tuo nome, tanti dicono è il fenomeno, è arrivato, no? Perché uno non conosce dietro. Io quando faccio le presentazioni, facciamo tante degustazioni, o presentazioni alla forza vendita, io non parto dal prodotto, io parto da me, parto dalle mie origini. Racconto sempre dei miei nonni che dopo la seconda guerra mondiale sono andati in Sud America. Mio nonno in Argentina, quello paterno, dove nasce mio padre. Mia madre nasce esattamente sempre in Sud America, non più o meno non tanto distante, ma in Venezuela. I miei nonni nascono, i miei genitori nascono in Sud America e i miei genitori rientrano nel paese natale esattamente 7 o 8 anni dopo in questo micro paese nell'entroterra molisano. Si conoscono agli elementari e a 18 anni tutti e due, per motivi lavorativi, anche loro cambiano, diciamo, cambiano posto di vita e vengono al nord, dove nasco io qualche mese dopo. Quindi c'è proprio un percorso dietro. Io sono tanto, io nasco a Montichiari, quindi nasco bresciano, ma ho vissuto tanti posti e ho tante contaminazioni. Quindi nel gin io racconto, dico che è un distillato della mia vita. Cioè io racconto la mia vita attraverso il gin. Ecco perché si chiama Piero. Wow, complimenti. Per concludere e lasciate andare, vorremmo fare sempre queste due Sì. domande. Un consiglio che daresti al te di 20 anni e cos'è per te la felicità? Beh, allora, a un ragazzo di 20 anni darei consiglio con cui parlavamo prima, cioè di non pensare troppo e di cogliere le opportunità, che possono essere piccole, medio, grandi, ma se c'è un'opportunità, cazzo fallo. È sempre esperienza. Cioè, oggi si fa fatica a trovare persone che si buttano, persone che ti seguono o persone che li togli un attimo dalla comfort zone. E quello bisogna, un ragazzo di 20 anni non può stare in comfort zone, non è giusto, non è proprio giusto. Cioè, e non vuol dire del titolo di studio. Ragazzi, ci sono imprenditori che hanno la terza media, uno si chiama Del Vecchio e ha fondato Luxottica, terza media. Quindi non è quello, è l'atteggiamento, è l'attitudine, è quello di uscire dalla comfort zone e fare cose disparate, cose che dici cazzo sì, lo faccio, che a volte da lì poi nascono altre divergenze e convergenze. Quindi è quello che consiglio. La felicità, prima di tutto, non è eterna, ma è fatta di momenti e
e poi per me è sinonimo di libertà, il fatto di poter applicare un po' tutto quello che hai imparato nella vita, poter avere del tempo libero, stare con la propria famiglia, stare con gli amici, quindi è libertà e tempo, che oggi è sempre meno. Bene, grazie mille Piero. A voi. Eccoci, siamo giunti alla fine del video, se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Io ci tengo in particolar modo a ringraziare Piero per la sua disponibilità e riguardo a noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.